Ecco, sto lavorando sull'altra palina, sono riuscita già ormai a togliere dalla ciotola, sto lavorando, che non sia appiccicosa. Scusatemi, il mio look non è tanto, cioè, stylist è in ferie, diciamo, e niente trucco, parrucco, nulla. Sono stata a camminare 2 ore, ci sono 27 gradi adesso, e io avevo voglia di camminare, ho fatto tipo 8-9 km sull'argine. Poi ho fatto una doccia, appena tirato sui capelli, cioè, scusate, non sono molto elegante, ma spero che vada bene così, dai. Guarda, stessa, io sono capace di fare questa ricetta dall'inizio fino alla fine, senza dar fuoco alla cucina, senza bruciarmi, come vedete qui mi sono scottata l'altra volta. Perché io non sono molto brava in cucina, però ci sto provando per far arrivare i gusti del mondo a casa nostra, per tenermi impegnata, perché puoi comunque selezionare le ricette del mondo, perché vorrei fare una ricetta del Baltico, una ricetta della Norvegia, una dell'Islanda, una della Finlandia, una della Svezia e la Danimarca. Queste sono le destinazioni di cui mi occupo al solito. Quindi dicevo, visto che non vi posso raccontare delle bellezze, delle curiosità, quale metropolitana prendere se vuoi andare al Teatro dell'Opera, dove scendere se vuoi andare a bere un aperitivo, il mio posto preferito a Helsinki, tutte quelle cose che vi volevo raccontare, vi volevo condividere su questo canale. Per il momento forse no, perché forse ci facciamo solo del male. Intanto facciamo arrivare questi paesi a casa nostra in tavola tramite le ricette. Anche questo è un viaggio, se ci pensi, siamo turisti, turisti gastronomici. Evviva la gastronomia! Già, quella comunque è un'apertura mentale, se ci pensi. Non a tutti piace assaggiare i gusti del mondo, gusti che sono diversi, sapori diversi. Mi ricordo quando lavoravo in un altro tour operator qui a Padova, delle lamentele che ricevevamo in tour. Non so, al Polo Nord, che è qualcuno che si lamenta perché il gambero non è fatto come a casa, che non c'era l'olio, non c'era non so quale spezia. E questi norvegesi non sono capaci neanche di preparare il gambero. Accidenti. Va bene, secondo me adesso anche quel signore lo mangerebbe molto volentieri, pur di poter andare là di nuovo al Polo Nord, credo. Va bene, a tra poco.